Parenti serpenti, retroscena svelati a margine delle indagini sul caso di tentata estorsione interno al clan palermitano della Noce, dove il boss Fabio Chiovaro pretese la restituzione di un prestito da 4.000 euro riconosciuto ad un suo zio minacciato di morte per non averlo voluto estinguere e che poi denunciò il nipote. Disabili in sosta, condanna storica a Palermo. Dopo la marcia silenziosa dei portatori di handicap avvenuta ieri a Palermo, ecco che per la prima volta arriva la condanna per chi parcheggia sui posti riservati ai disabili. Violenza privata, l'accusa per un 63enne che lasciò l'auto sul posto riservato per oltre 16 ore. Pasticcio Movimento 5 Stelle. La procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio per 14 grillini accusati nell'inchiesta firme false risalente alle elezioni comunali del 2012 di falsificazione e violazione del testo unico regionale. L'inchiesta era nata 4 mesi fa a seguito dell'esposto dell'attivista Vincenzo Pintagro. Tutti al CAS, Consorzio Autostrade Metambita, tanto che i deputati ARS ci scherzavano sopra. All'indomani della maxi inchiesta della Procura di Messina emergono le cifre record per i costi del personale, circa 20 milioni di euro. E bentrovati amici telespettatori a questo nuovo appuntamento con la nostra informazione. Questi i nostri titoli, apriamo subito con la cronaca. Prima il regalo, rivelatosi poi un prestito allo zio, poi la richiesta di restituzione e al rifiuto la minaccia di morte. Ricostruita l'intera vicenda che ha portato alla condanna per estorsione di 3 persone, tra cui il boss palermitano della Noce, Fabio Chiovaro. Ce ne parla Lorenzo Anfuso. Disposto a far uccidere lo zio per un regalo in denaro, rivelatosi poi soltanto un prestito non estinto dal parente. Storie tese nella famiglia mafiosa della Noce, retta dal boss Fabio Chiovaro, attualmente detenuto al 41 bis e condannato insieme alla moglie e a Giuseppe Vallecchia per tentata estorsione lo scorso 24 febbraio. Dalle carte della sentenza emessa dal GUP di Palermo Fabrizio Anfuso all'indomani delle indagini condotte dalla procura del capoluogo emergono oggi le indiscrezioni dello sgarro che stava per sfociare in un delitto familiare. Nel 2011 il boss Chiovaro consegnò 4.000 euro allo zio Rosario Neri per aprire uno studio fotografico a Palermo in via Goethe. Un regalo, secondo il fotografo, un semplice prestito per il capomafia che, qualche tempo dopo, ne richiese la restituzione. Dalle prime remore per difficoltà economiche si arrivò poi alla minaccia conclamata quando, conscia della vendita di un immobile da parte di Neri e dunque della ritrovata disponibilità economica per pagare il prestito, la moglie di Chiovaro, Loredana D'Amico, si recò per l'ultima volta dallo zio del marito per battere cassa. Al rifiuto, la palla passò ancora al boss e al carcere duro a Parma, che sentenziò la condanna per il parente. Tuo nipote ha chiesto il tuo indirizzo per dirti quante volte sei cornuto, il messaggio che la D'Amico doveva far recapitare. Doveva essere Giuseppe Vallecchia, imparentato anche col capomafia di Porta Nuova D'Ambrogio, ad uccidere il fotografo, che però scampò all'agguato denunciando il nipote e i suoi sodali. Una storia che è costata una condanna a 7 anni e 6 mesi per Chiovaro e Vallecchia e una a 4 e 8 mesi per la D'Amico. Assolti invece la sorella del boss, Tiziana Chiovaro, e Tommaso Quaspolici, inizialmente coinvolti nella vicenda. Giocattoli e materiale elettrico non conformi ai requisiti disposti dalla comunità europea. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Ragusa questa mattina ai danni di un esercizio commerciale di Vittoria specializzato nel settore. 3.600 le confezioni di materiale elettrico sequestrato, oltre a 36.400 tra giocattoli e addobbi per le festività pasquali, per un valore di circa 65.000 euro, privi del marchio della comunità europea e delle indicazioni di provenienza, nonché delle caratteristiche informative minime per i consumatori. Denunciato per frode al commercio, il titolare dell'esercizio, un cinese di 50 anni. E torniamo a Palermo. Sequestrati 500 kg di stigghiola putrefatte destinate al commercio, nascoste in un deposito abusivo a Borgo Nuovo a Palermo. In manette un 43enne palermitano. L'uomo, oltre alla merce conservata male, avrebbe allacciato abusivamente il cavo elettrico alla rete pubblica.
Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla verifica del rispetto delle norme igieniche sui prodotti posti in commercio per Pasqua, i carabinieri di Palermo, insieme ai militari del NAS e ai carabinieri forestali, hanno individuato vicino a Borgo Nuovo un laboratorio abusivo dedito alla preparazione e distribuzione di frattaglie di animali, cosiddette stigliole, e di cottura di parte degli stessi animali. Il locale si trovava in una via laterale, ben occultato. È stata l'attività investigativa dei carabinieri a consentire di scovare il deposito di carne. I carabinieri, a seguito di accertamenti, hanno arrestato Toni Ficano, classe 74. L'uomo, titolare e gestore del laboratorio, in un immobile improvvisato e costruito abusivamente, aveva illecitamente allacciato il cavo elettrico alla rete pubblica. In più, l'uomo è stato deferito in stato di libertà perché trovato in possesso di chilogrammi 5 di interiore di animali, in pessimo stato di conservazione, e inoltre è stato multato per 1.500 euro, in quanto la carne era priva di tracciabilità. L'arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. L'immobile e le attrezzature sono state sequestrate e gli alimenti affidati a una ditta autorizzata allo smaltimento. E restiamo su questo argomento. Erano destinati al macello e alle tavole palermitane per i pranzi di Pasqua. Un camion con all'interno 48 agnelli privi di marchio auricolare e diretto nel capoluogo siciliano è stato fermato dalla polizia lungo la statale 115 a Montallegro, in provincia di Agrigento. Multe complessive per 7.000 euro sono state effettuate ai danni dell'autotrasportatore che, oltre ad utilizzare il mezzo non iscritto al trasporto per conto di terzi, trasportava animali vivi senza alcun autorizzazione e con la patente scaduta, mentre sanzioni per 5.000 euro sono state disposte per la ditta committente. Sul posto anche i veterinari dell'ASP che hanno accertato appunto la mancanza del marchio auricolare sugli agnelli, importante per stabilire la provenienza dell'animale e tracciarne tutto il suo percorso. E cambiamo argomento. Una notte intera per rimediare a un errore presente nelle liste delle comunali 2012. La procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio per 14 grillini, due i capi di imputazione, falsificazione delle firme e violazione del testo unico regionale in materia elettorale. Vediamo. Una data di nascita inserita nel punto sbagliato e una notte intera per cercare di rimediare all'errore, rivelatosi poi fatale. La procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio per 14 persone coinvolte nell'inchiesta firme false del Movimento 5 Stelle per le comunali del 2012, nata 4 mesi fa a seguito dell'esposto dell'attivista Vincenzo Pintagro. Oltre a Riccardo Nuti, nel mirino le deputate Giulia Di Vita e Claudia Mannino, l'attivista Samantha Busalacchi, Pietro Salvino, marito della Mannino, e Riccardo Ricciardi, ma non solo. Indagata anche la deputata regionale Claudia Larrocca, messasi sin dall'inizio dell'inchiesta a disposizione degli inquirenti, svelando il retroscena di quella notte dell'aprile 2012, così come il deputato Giorgio Ciaccio, anche lui nella lista degli indagati. A processo anche altri tre candidati dello stesso anno, Giuseppe Ippolito, Stefano Paradiso e Toni Ferrara, oltre ad Alice Pantaleone, l'avvocato Francesco Menallo e il cancelliere Giovanni Scarpello, che attestò l'autenticità delle firme. I grillini sono accusati di aver materialmente falsificato le firme o comunque di averne beneficiato, come nel caso di Nuti, mentre per il cancelliere e l'avvocato l'accusa è di violazione del testo unico regionale in materia elettorale. Stando alle dichiarazioni della Larrocca e di Ciaccio, infatti, quella notte nella sede del meetup di via San Polo c'era una squadra intera all'opera per cercare di rimediare a quel pasticcio. Parcheggiare sul posto riservato ai disabili è reato penale. Ne parliamo tra qualche secondo. Ciao, sono la vostra Fata Luna. Vi aspetto tutti i giorni su Canale 90 CTS alle 7.30 del mattino e alle 17. Ciao bimbi, non mancate! Il fascino del legno, la forza della ceramica. Al Mercatone della Ceramica. Lasciati sedurre dai nostri prezzi. Gres porcellanato effetto legno, disponibile in varie misure a partire da 8,90 euro al metro quadro. Inoltre una vasta scelta di ceramiche ed accessori bagno. Scegli il bagno che fa per te, a partire da 499 euro. Mercatone della Ceramica, tanti punti vendita, una convenienza unica.
got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. 3 Jolie, abbigliamento e giocattoli per neonati e bambini. A Palermo, in via Gaetano Daita 14. Tennis Club Valleiato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valleiato, il circoletto. A Partinico, incontrada Timpanella. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista. Il sapore, sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif, a Palermo, in via Vannantò 21. Naif, gustose tentazioni. La FAIP sostiene le attività a favore delle persone con lesioni al midollo spinale e vi invita sabato 6 maggio alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera alla partita della vita. Il quadrangolare di calcio con la Nazionale Attori, la Nazionale Medici e le squadre Football Club Antimafia e la rappresentativa regionale della Polizia Municipale. Il ricavato sarà devoluto alla Federazione delle Associazioni Italiane Paratetraplegici Sicilia. Per prenotazione, biglietti e informazioni visitate il sito partitadellavita.it o chiamate allo 0932 080 227. 6 maggio, ore 20, Stadio Renzo Barbera. La partita della vita. Giochiamo insieme per loro. E rieccoci in studio. Come annunciato, parcheggiare sul posto auto riservato ai disabili è reato penale. Vittoria di una portatrice di handicap palermitana di 49 anni. Dopo 8 anni di iter giudiziario arriva finalmente la condanna per l'uomo che occupò il suo posto per ben 16 ore nel maggio 2009. Vediamo. Complimenti, mica male per handicappato. Ce l'ha con me. Se lei è il professor Ferretti, primario della clinica Nostra Signora della Salute e proprietario della Cayenne Nera, sì, ce l'ho con lei. Oddio, che è successo? Me l'hanno rubata? No, veramente è lei che ruba il parcheggio ai disabili. Ma non si vergogna. Un medico importante che i disabili dovrebbe curarli, invece li frega. All'indomani della lotta silenziosa dei disabili a Palermo, per difendere la dignità dei portatori di handicap e dei loro familiari, si torna a confrontarsi con una realtà che prescinde dagli enti istituzionali e tocca invece la coscienza di ogni singolo cittadino. Erano circa le 10:30 di una mattina di maggio del 2009, quando Giuseppina, una disabile palermitana di 49 anni, rientrava a casa con un'amica, o almeno così avrebbe voluto. Il suo posto auto, non un posto disabili generico, ma uno distinto proprio dal suo numero di targa, infatti, era occupato da un altro mezzo. Inutili le chiamate alla polizia municipale, gli agenti non potevano intervenire poiché impegnati in una riunione con il comandante. Passarono le ore e si fece sera. L'auto che occupava il posto di Giuseppina venne rimossa dal carro attrezzi solo alle 2:30 del mattino. Un posto auto occupato con prepotenza, come se quei pochi metri riservati fossero un capriccio. La 49enne non ci sta e così decide di querelare non tanto il proprietario dell'auto, ma quel menefreghismo e quella strafottenza frutto di una civiltà che ignora le conseguenze di un'azione simile. Appena 2 giorni fa, di situazioni analoghe a questa, ne aveva parlato nel corso della nostra trasmissione sportiva Zone Press il presidente ASMS Pietro Boncimino. Non ci curiamo delle difficoltà che dechiamo agli altri fin quando non li passiamo in prima persona. Come il parcheggio di sabbia, effettivamente, che mi deve permettere di aprire lo sportello per potermi scendere della carrozzina. Quando io vado a posteggiare nella solita spina di pesce, come si posteggia l'altra si affianca accanto a me, e io non posso entrare in macchina, che vado a parcheggiare a farmi sua casa. Così, a distanza di 8 anni, giustizia è stata fatta. Mario Milano, di 63 anni, dovrà scontare ora 4 mesi di carcere. L'uomo aveva provato inizialmente a difendersi, gettando la colpa sul figlio, che in quei giorni, stando alle sue dichiarazioni, avrebbe utilizzato l'auto. Una versione che però non ha convinto i magistrati. In primo grado, per poi essere confermata in appello e rivista in Cassazione, la sentenza resta una sola. Milano sconterà 4 mesi
mesi per violenza privata. E i disabili potranno usufruire dei posti auto sulle strisce blu qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. È la delibera recentemente approvata dalla Giunta Corinti a Messina. Naturalmente la sosta gratuita negli spazi a pagamento sarà consentita soltanto a coloro che esporranno il contrassegno invalidi. I disabili che espongono il pass non pagano e non pagheranno la sosta con la loro auto all'interno delle strisce blu della zona traffico limitato di Messina. Una delibera di giunta fa chiarezza, sgombera il campo dalle polemiche sollevate nelle scorse ore da una nota del dirigente alla viabilità Mario Pizzino, che ricordava una sentenza della Corte di Cassazione del 2009 con la quale si imponeva il pagamento ai disabili. Dopo le polemiche sollevate dal consigliere comunale Lucy Fenech, che invitava l'amministrazione a definire un regolamento che evitasse di penalizzare le fasce più deboli, dopo gli interventi del consigliere del quarto quartiere Dino Smedile, da Palazzo Zanca arriva la risposta. I disabili non pagano nelle strisce blu se il loro stallo risulta occupato. Questione parcheggi chiusa, ma rimangono tristemente attuali tutti i problemi legati alla presenza delle troppe barriere architettoniche ancora presenti a Messina. Proprio il consigliere Smedile aveva posto la questione in termini più complessivi. Strade come la via Garibaldi hanno marciapiedi senza scivoli. Il problema non è appena quello della sosta. L'assessore ai lavori pubblici Sergio De Cola si è impegnato a predisporre un monitoraggio delle vie con barriere, lavoro ad oggi mai fatto. E cambiamo argomento. Lavorare al CAS, Consorzio Autostrade Siciliane, era diventata una meta ambita, tanto che i deputati ARS ci scherzavano su. All'indomani della maxi inchiesta della Procura di Messina emergono le cifre record per i costi del personale, pari a 20 milioni di euro. Ce ne parla Gaia Di Giorgio. Anch'io voglio andare a lavorare al CAS, una posizione ambita a parere dei deputati ARS che in commissione bilancio lo scorso 4 aprile scherzavano sugli stipendi e i numeri del consorzio autostrade in Sicilia. Circa 20 milioni annui il costo dei 345 dipendenti, secondo il presidente Faraci, ovvero 58.000 euro a testa. All'indomani della maxi inchiesta della Procura di Messina, che ha portato alla sospensione di alcuni dipendenti per fatti risalenti ad anni fa, tornano i conti. A pesare sul costo del personale, secondo l'assessore Giovanni Pistorio, anche la mancata informatizzazione dei caselli. Come racconta Live Sicilia, il tema era stato sfiorato 8 giorni fa per via del tanto discusso progetto del governo, bocciato poi dalla commissione, di fusione con ANAS, che avrebbe riguardato tutte le autostrade siciliane. Il CAS gestisce la Messina-Palermo, da cui incassa poco in termini di pedaggi, la Messina-Catania e il tratto funzionante della Siracusa-Gela, da cui per ora non incassa pedaggi. I lavori di completamento di questa autostrada sono gli appalti più importanti che il consorzio deve gestire. Pistorio ha parlato di rischio costante di chiusura dei cantieri sulla Siracusa-Gela, ricordando la collaborazione avviata con ANAS su questo fronte. Con 44 milioni di uscite lo scorso anno, il CAS, quanto a entrate, si attesta attorno ai 90 milioni di euro, ai quali vanno detratti 16 milioni di IVA e 11 milioni di concessione ministeriale all'ANAS. Nel maggio 2016 Pistorio aveva inviato ispettori al CAS. Le notizie dell'indagine della DIA sul consorzio risalgono però già al 2014, quando la finanza aveva cominciato a passare al setaccio i rimborsi spese e le consulenze del consorzio. La fusione tra CAS e ANAS resta comunque all'ordine del giorno. A causa della mancata approvazione dei bilanci, in Sicilia ben 7 comuni sono a rischio decadenza. Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, in qualità di presidente ANCI, intende procedere attraverso un'impugnativa della norma regionale. Manca l'approvazione del bilancio e a rischio decadenza ci sono ben 7 comuni siciliani. Si tratta di Castiglione di Sicilia, Casteldaccia, Calatafimi-Segesta, San Piero Patti, Valdina, Monforte San Giorgio e Monterosso Almo. Il sindaco di Catania e presidente del Consiglio nazionale dell'ANCI, Enzo Bianco, ha però annunciato che l'Associazione dei Comuni chiederà di valutare l'impugnativa della norma regionale. Ieri a Roma, al Consiglio direttivo dell'Associazione, il segretario generale di ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano, aveva anticipato il rischio che fosse dichiarata oggi la decadenza dei sindaci e delle giunte di 7 comuni dell'isola, con decreto del presidente della regione siciliana.
Una modifica alla norma regionale ha sancito con effetto retroattivo il principio secondo il quale la decadenza del Consiglio Comunale determina automaticamente anche la decadenza di sindaco e giunta. Vicenda di particolare gravità secondo il primo cittadino di Catania Enzo Bianco. La stragrande maggioranza dei comuni siciliani ha approvato in ritardo i bilanci 2016 e non ha ancora potuto approvare il previsionale 2017. Per questo motivo ANCI Sicilia chiederà di porre questa norma regionale all'ordine del giorno della prossima conferenza Stato-Città per valutare un'impugnativa da parte del governo nazionale di una legge che, secondo Bianco, appare palesemente incostituzionale. E facciamo un passo indietro, torniamo alla cronaca. Stava viaggiando su Viale Regione a Palermo, ma non è riuscito ad evitare l'impatto con quattro mucche sbucate all'improvviso nel centro della carreggiata. Una di loro, poi spaventata in fuga, ha travolto anche una seconda auto passandoci sopra. Un bilancio di 3 feriti per l'incidente avvenuto ieri sera intorno alle 22 nella corsia laterale in direzione Catania, poco prima dell'ospedale Cervello. Trasportato in urgenza nel vicino nosocomio, il piccolo di 3 anni che si trovava sulla BMW insieme ad altre 2 persone e che ha riportato un trauma toracico, un trauma facciale e una lesione alla spalla, si trova adesso in osservazione. Feriti anche il 22enne che viaggiava sulla stessa auto e il 25enne che viaggiava sulla Lancia Y, trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia. E cambiamo argomento. Obbediente sì, ma suddito no. Con queste parole padre Alessandro Minutella ha confermato che sabato, giorno della Passione di Cristo, lascerà le sue funzioni nella parrocchia di Romagnolo. La conferma arriva dopo una riunione con l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, il quale ha dato al parroco la possibilità di svolgere le sue funzioni religiose fino a Pasqua. Don Minutella ha comunicato che il colloquio avuto con l'arcivescovo negli ultimi giorni non ha portato a nessun risultato e ha ribadito di non pentirsi delle posizioni prese negli ultimi anni sulla chiesa di Papa Francesco. Intanto i fedeli, con un lungo post su Facebook, si schierano a fianco di Don Minutella, auspicando un ripensamento riguardo la sospensione del parroco. Con tutta probabilità le celebrazioni delle funzioni pasquali nella parrocchia di Romagnolo verranno svolte dal vicario di zona, Monsignor Giovanni Oliva. E voltiamo decisamente pagina. 3 giovanissimi palermitani selezionati per la semifinale di Italia's Got Talent sono i Gelsi, una band che ha saputo mescolare diversi stili e reinventare lo swing. Li abbiamo intervistati oggi nei nostri studi. Vediamo. Così. Basta. Note jazz riviste e corrette in un sound con influenze swing fresco e giovane, proprio come loro. Sono i Gelsi, band tutta al palermitano, pronta a giocarsi la semifinale a Italia's Got Talent, noto format televisivo, il prossimo venerdì 28 aprile. Alisia Ingrassia, Gigi Schillaci e Simone Stagno, nonostante la loro età, sono stati notati dai giudici per le loro doti e la loro capacità artistica. Un percorso iniziato per puro caso. Noi abbiamo iniziato il nostro percorso intanto grazie a nostra mamma a Italia's Got Talent, perché ci ha iscritto senza farci sapere nulla, l'abbiamo saputo soltanto quando dovevamo appunto partecipare al programma, e noi abbiamo iniziato il nostro percorso 1 anno e mezzo fa, perché andavamo tutti e 3 a scuola assieme e da lì abbiamo iniziato a suonare assieme. Sicuramente vorremmo continuare a suonare, il nostro percorso sta praticamente iniziando adesso e lo vogliamo portare avanti nella speranza di renderla una carriera. Già era una delle nostre preferenze fare swing, jazz e blues, e ascoltando tutti e 3 qualsiasi genere musicale abbiamo deciso di riarrangiare molti pezzi pop. Appuntamento con Italia's Got Talent quando? Giorno 28. Top secret, i brani che porterete sul palco? Non possiamo fare sapere niente se non che un brano riarrangiato da noi. Gelsi, che saranno ospiti sabato 15 alle ore 19 del comic show di CTS Cabaret, in onda su Canale 90. Ci fermiamo giusto qualche altro secondo al nostro rientro in studio, lo sport.
La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al Tribunale. La Sfera Costruzioni è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere civili e industriali, con oltre 20 anni di attività, sempre al passo con le innovazioni ed evoluzioni del mercato, con attrezzature d'avanguardia e staff tecnico altamente qualificato. Accetta permute e diverse forme di finanziamento, mantenendo sempre alta la qualità delle sue prestazioni. Sfera Costruzioni, via Leondo Forni 36, Palermo. www.speracostruzionispa.it. Al centro batterie e marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro batterie marmitte Chiavetta, rivendita ricambi, officina meccanica, effetto a cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro batterie marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. La FAIP sostiene le attività a favore delle persone con lesione al midollo spinale e vi invita sabato 6 maggio alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera alla partita della vita, il quadrangolare di calcio con la nazionale attori, la nazionale medici e le squadre Football Club Antimafia e la rappresentativa regionale della Polizia Municipale. Il ricavato sarà devoluto alla Federazione delle Associazioni Italiane Paratetraplegici Sicilia. Per prenotazione, biglietti e informazioni visitate il sito partitadellavita.it o chiamate allo 0932 080 227. 6 maggio, ore 20, Stadio Renzo Barbera. La partita della vita. Giochiamo insieme per loro. E rieccoci ancora una volta in studio con lo sport. Tempi non facilissimi per la Betaland, capo d'Orlando, portabandiera del basket siciliano in Serie A. All'indomani della terza sconfitta consecutiva, infatti, sono arrivate le decisioni del Consiglio federale che ha disposto l'obbligo di impianti con capienza minima di 5.000 posti per le 8 squadre che giocheranno i play-off scudetto, obiettivo ampiamente alla portata dei paladini. Una mazzata per il Pala Fantozzi, storico palazzetto dell'Orlandina, da soli 3.500 posti. Una decisione del genere è distante dalla realtà. Non la capisco, ha ammesso il presidente della squadra Enzo Sindoni. Non sarà un decreto a farci fuori. Studieremo una soluzione con il comune. Da tempo, rivela l'assessore comunale Cristian Gerotto alla Gazzetta del Sud, come amministrazione lavoriamo verso la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport. Certamente vedremo di trovare la soluzione giusta, di concerto con la società Orlandina Basket, un nostro patrimonio da tutelare. E con lo sport è tutto, siamo in chiusura. Prima però vi ricordiamo che potete inviarci le vostre segnalazioni alla pagina Facebook CTS Compagnia Televisiva Siciliana o all'email cts@redazione.it. Questa edizione inoltre la ritrovate sul nostro portale ctsnotizie.it. Adesso vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo. Diamo insieme uno sguardo alla situazione a livello europeo. Un'area di bassa pressione sull'Europa centrale prova ad avvicinarsi alla nostra penisola, ma ancora non la interessa del tutto. Quindi si tratterà più che altro, rispetto alle precipitazioni, di maggiore nuvolosità invece, che interesserà soprattutto il nord e le regioni interne tirreniche. Infatti, entrando proprio nel particolare della nostra penisola, la situazione, come vedete, è ancora per lo più stabile, asciutta,
e anche con ampi spazi di sole. Però attenzione, locali annuvolamenti al nord proprio e lungo le regioni tirreniche, come anticipato. In tutto questo temperature ancora tutto sommato miti, punte di 20-23 gradi. Per il momento è tutto, aggiornamenti sul sito e sull'app di Trebi Meteo.